Lucio è pazzo! Umbriaco indignato! Umbriamo applauso! Un brindisi applauso! E le sue con me! Sono cresciuto all'improvviso. All'improvviso mi sono ritirato. Fenicia, di cui Calidoro è innamorato, è stata venduta ad uno straniero per 20 monete, un soldato macedone, il quale gli ha versato prima di partire 15 monete. Gli restano solo 5 da pagare adesso. Per questo negozio il soldato ha lasciato di fronte al cielo del suo sacco incinta sull'anello. L'intesa è che la donna sarà consegnata a colui che gli porterà questo simbolo. La festa di Dioniso ormai prossima è il termine fissato del negozio. Ma domani? Che la fine è vicina se non mi aiutate? Ecco che i nostri amori... Amori? I nostri capricci! Capricci! Le carosanti, i giochi, le risa, le parole... dolcissimi baci, i teneri abbracci di corpi innamorati, i palpiti delle vene, le blandizie dei terzi capezzoli. Ecco, ecco questo è il momento della mia e della tua volontà, che ne distacco il taglio crudele e la devastazione. Se in me per te, in te per me non si trova salvezza. Tutto questo che io ho saputo, ho voluto che tu sapessi. Mi adori, padrino mio. Questo è il momento della verità. Potete fare qualcosa per aiutarmi? Che possiamo fare? Ahimè. Ahimè? Di ahimè prendere quanti ne vuoi, ne abbiamo in abbondanza. Sono disperato. In casa non c'è il becco di un quattrino. Ahimè! Non ho neanche nessuno che mi possa fare il prestito. Ahimè! E quello domani mi porta via pure la ragazza. Ahimè! Insomma, è così che mi aiutate! Ti do quello che ho. In casa mi ha una riserva senza fondo. Per me è finita. Ma tu, vuoi prestarmi una moneta? Domani te la rendo. Mi sa di no, ho paura. Ma che te ne fai? Usci una moneta? Tran, 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 tran. Ci compro una corda. E perché? Infilarci il collo e speso. Ormai è deciso. Prima di notte sarà notte per me. Ma allora, chi me la rende a me la moneta se te la presto? Non vorrei mica mi capire apposta per fregarmela. Ma come posso vivere se lei mi ha venduta? Non piangere, Giacchino, tu vivrai! Di trovarmi un soldo bucato in tutto il mondo! Ma
prendi il nastro! Non in altro nuovo! Ma sicura vita! Oh! Non ti abbandono mai, innamorati! Per Ercole, ma tu lo sai che sei mio vicinetto. Scavo il finimondo. Tutte le mie speranze sono nelle tue mani, Zeldo. Ti basta se per oggi ti procuro la ragazza o se ti do le 20 monete? Mi basta come? Se ci riesci? Chiedimi 20 monete se vuoi. Così lo farò. Quello che ho detto, avanti dietemele, brucio dalla voglia di impegnarmi. Tu mi dai oggi 20 monete? Sì, te le darò, ma adesso non rompermi le scatole. La porta di un piano scricchiola. Guarda anche le sue gambe. Ma lui, quello spergiù, maledetto. Fuori! Razza di fannulloni! Comprati male! Posseduti peggio! Ce ne fosse uno tra di voi che pensi a fare il prodotto! Se non faccio così! Coraggio! E poi! Da voi non ci ricavo un accidente di niente! Asini! Che più asini di loro nessuno li ha mai visti! I frusti ci hanno fatto il capo! I bastoni ti fai male tu per loro! Ecco come sono fatti, così, questi mangia frustate, che alla prima occasione sotto ruba e gratta, sghignazza e rapina, ingozza e ti sbevazza e taglia la corda! Ecco come sono fatti. Fermi tutti, le avete aperte le orecchie. Donne, ecco l'editto che Baglione proclama. Voi, che passate i vostri begli anni nel lusso, fra piaceri e delizie, in compagnia del gran mondo, e voi, amatrici famose, oggi, alla luce dei fatti, si capirà chi tra di voi si preoccupa della propria liberazione e chi soltanto della propria pancia, chi pensa al proprio interesse e chi soltanto a farla nanna. Chi devo vendere di voi? E chi si dovrà liberare? Ce lo diranno i fatti! Questa casa è molto triste per amore. Felicia! Amore! È stata venduta! Povero! Padrone!
il piano. Quale piano, Simone? Servami con lui. Prima che arrivasse quel disgraziato di Baglione e tutti scappassimo, mi stava raccontando del pasticcio d'amore del nostro padroncino Calidoro. Quel povero spiano! Baglione, sempre lui! Sì, ha venduto la bella Fenicia che era stata lui affidata da un padre servitore. Usuraio! Ma come possono soffrire tale orrore i giovani di Roma? Costui vende le donne! Ma dove sono? Dove si nascondono quei fiordi giovanotti che per amore battono la casa del ruffiano? Perché non si precipitano? Perché non fanno massa per liberare i popoli da questa pestilenza? No! Io sono lo sciocco, sono l'ignorante io! Ma che posso fare io da ruffiano? Ma loro? No, loro non gli faranno proprio nulla! Lasciate perdere! Pensate che Simone, in realtà è una donna. E per lavorare a casa del padrone, si è dovuta travestire da uomo. Simone! Chi le difende le donne? E non loro stesse. Ma è vero, donne? Tutti i giorni sono maltrattate e vendute. E se aspettassero gli uomini, quei bei ragazzotti, a fare le loro becine, potranno pure invecchiare! Uè! Non vi vadiamo! Amica! Amico mio! Insomma! È stata venduta ad un soldato macedone! Arpace! Un bel soldato! Forte, biondo, bello. Uè, donna, ricordati che sei un uomo. Per farla breve, costui ha versato 15 monete. Ne restano ancora 5 per saldare il debito. 20 hanno battuto come interesse. Beh, gambellisce, direi almeno 5 monete. Un tenore rompente, beh, direi almeno 10 monete. Esperta è di certo non più... Vada a te! Per compiere questo negozio, Simone mi ha detto che il soldato ha lasciato un anello con inciso in cera il suo ritratto! Barione consegnerà la bella Fenicia a chi porterà un anello uguale e 5 monete. Abbiamo poco tempo! Pseudolo, pensa! Pseudolo, pensa! Pseudolo! Pensa! Ho pensato! Ruberemo l'anello! E poi troviamo i soldi! Felicia, sei nostra! Sono gli dèi che bisogna rispettare più di tutti.
sia lui. Sapete chi sono io, signore? Certo che lo so. Chi non mi conosce? Sapete cosa voglio? Più o meno che mi prenda un canchero, come desiderano tutti. Ma non vi darò questa soddisfazione. Piuttosto, che cosa avete da proporre, oltre la scocciatura di avermi chiamato? Vorrei che voi mi ascoltaste, signor Baglione, perché vorrei comprare io la bella Felicia al posto del soldato Al Pace. Pagherò. Il tempo per pagare ormai è finito. È già stata venduta e tra un po' sarà anche riscossa. Ma io ora non ho un soldo. Se tu l'avessi amata veramente, avessi cercato un utunaio, trovato un bel prestito, oppure svaligiato tuo padre! Svaligiare mio padre? Svergognato, un consiglio pulito da te non c'è pericolo che esca. Sono cose che non potrei mai fare. Per pietà. Oh. Allora la notte, l'amore, fallo con la tua pietà invece che con Felicia. Sono disperato. In casa non c'è un soldo bucato. E non ho nessuno che mi possa fare il prestito. Che fate? Se è questo l'affare che mi dovevi proporre, non perdo altro tempo. Me ne vado! Ma certo! Va pure, Baglione! L'affare è stato fatto! Sei strano! Lunatico, Calidoro! Sai che ti dico? Felicia non è più in vendita! Ma cosa dici? Senti l'intera di magione che urla e che gioisce! Felicia non ha più in vendita! E sai perché? Eh? È già stata venduta! No! Ma come? Sì, come? Tutta nuda! Ma almeno ancora tutta intera. Figlio di una cagna! Senti un attimo, e poi è tutto come prima! No, non andate via! Vogliono che siamo salvi, noi
e che Ruffiano si è messo a perdere. Ma dove si è cacciato ora il falso? Dove si è cacciato? E chi divento scemo io? Che mi metto da solo a parlare a me solo. Mi sa che mi stanno minchionando. Mi sa. Oh, dei, aiutatemi voi! Esco pazzo! Si permette perché...
deboli. Non decet. Esatto! Mai compiere atti disdicevoli. Siete soldati? Anche quando riposo in città? Sempre. E quindi che devo fare? Il mio padrone si è spaventato. Se non volete tirarvi addosso altri insulti. E noi come mi sono peggio ancora del generale. Faccio io l'affare. È il posto vostro. Così il cristiano non perderà l'affare senza intervenire il mio generale. E io non perderò la faccia. Incontrerete la donna stanotte sulla barca prima che partiate. Mi piace, ma poi ci pensare. Io di solito non tratto con gli schiavi. E neppure io con gli sciocchi! Ora basta, lasciami pensare. Un briccone è un uomo a nulla. Ecco che c'è lo schiavo che se ne frega degli ordini del suo padrone. E anche quello che si risponda quando nessuno gli punzecchia la memoria. Non mi posso più di tutte queste introduzioni. Si credono ad essere liberi, saluti. E appena il padrone gli volta le spalle, si danno alla bella vita. Beh, questi se lo portano appresso per un bel pezzo in nome di schiavi. No, non hanno un brillo di cervello. Soltanto quel poco di furbizia che mi serve per tenersi a galla. Io con loro non c'ho niente da dire, niente da fare, niente! Non li conosco neanche! Il mio generale, quando mi dà un ordine, io me lo vedo qui, qui davanti, anche se è lontano. Io adesso ho paura di lui, che non c'è, per non aver paura quando ci sarà. Non vedo l'ora che finisca tutta questa storia, via, schiavi e beghe! Che il ruffiano si piglia il suo denaro e mi dia in cambio la ragazza. Che ci sarà di male in questo commercio? Schiavo, accetto! Avete fatto bene! Infinocchiare da un'altra donna. Tutti uguali soldati, dove li pianti come bandiere stanno, ma poi vanno dove li porta il vento. Attenzione, quello è Baglione. E cosa c'è? Cosa avete da guardare? E che siamo a teatro, siamo. Eh? Non avete mai visto un ricco? Oh, 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 ma le lingue, e non si può fare il proprio mestiere in pace. Farabutto! Guardala, guardala, Genia. Tutti vogliono fregarmi. E io non so più da chi devo guardarmi maggiormente. Perché dentro c'è pieno di ladri, sì. Ma qua fuori c'è un super ladro, sicuro. Poco fa mi hanno avvisato di stare attento a Simone Pseudolo, lo schiavo furbo di Calidoro, perché vogliono bidonarmi e rubarmi una ragazza. Dice che si sono impadroniti di rubarmi Fenicia. Sì, ma io
già venduta al soldato Arpace. Adesso vado in casa e gliene canto quattro a tutti. Guai a mettersi contro Baglione, guai! Nessuno può dire di avermi fregato, come nessuno può difendere meglio di me stesso. Solo di me posso fidarmi. Ehi tu, eccomi qua! E cosa ci fai tu qua? Dov'è Arpace? Faccio un affare per conto suo! Ma come? Tu, per un soldato così orgoglioso, fiero! Macedoni, Arpace, grandi occhi di brace, pugno mio era pace, colpisce assai fugace, e d'ogni verbo tace, giunge Arpace. Pace! Esagerato! Qui è un soldato integerrimo, sa? Macedoni, Cappone, grandi occhi, Dardaglione, pugno mio, Trombone, colpisce assai fugace, Trombone! Ogni verbo giunge Arpeggiare! Ma come ti permetti, servo, di schernire un soldato macerone? Allora tu non sei venuto a chiudere l'affare per il conto suo! Mi avevano avvisato! Fermo, fermo, fermo! Le spiego, padron Baglione, le spiego! E quello scemo che ha pace, si vergogna! Di cosa? Di farsi vedere in giro con lei per le strade della città. Sa, proprio per quella canzoncina che cantavano prima. Beh, a paragone con la tua. Ma cosa dici, farabutto? Io sono ricco, potente, famoso. Quale canzoncina? Me la cantava il mio padroncino Calidoro, che da quando l'avete denigrato, malmenato, rubato, mi avete portato via la bella Fenicia. E che canti pure! Attenti a lui, attenti a quella spiaggia. Ma cosa dice questa canzoncina? Beh, pare proprio quella del bel Arpace. Di Roma lo zozzone, grandi occhi da pregone, il pugno suo ladrone, colpisce assai Capone, dal verbo ignorantone, è lui il gran Baglione. Ah, sciocchezze! Non mi importa, non mi interessa, cantinene degli sciocchi, sì, ragazzini invidiosi, ecco, cosa sono, chi la canta, oltre Calidoro. Per adesso, io lui e il suo servo Simone. Roma lo zozzone, grandi occhi da pregone. Scellerati! Ma la ferita che avete aperto nel buon Calidoro è assai grande. Che me ne importa se l'è meritata? Che mi ha pagato per andare in giro per la città a canticchiarla. Prima di stanotte sarà sulle orecchie di tutti! Uè, servo! Io ti ammazzo! Mi sa proprio di no! Però, se vuole, lei mi può dare l'anello e 5 monete! Ah, questo è pane per i miei denti! Vuole che gli compri il silenzio! Ma lui mi porta i soldi per la bella Fenicia. Certo, che gran furbo che sei, Baglione. E adesso è solo mio, è un bocconcino. E adesso vedremo che cosa fare mio padron Baglione. Non vi sembra pronto per mangiarselo? A me sì. I gentiluomini sono la mia rovina. I puttanieri, la mia fortuna! La gente seria serve al popolo. E a me chi serve? Gli scostumati! Quanto vuole, signore, per la bella Fenicia? Gliel'ho già detto. L'anello e 5 monete. Bene, tenetele pure. Non serva più che me le vendiate. Tenetele per un buon mutismo. Eterno.
Grazie, grazie, padron Maglione. Però 5 monete possono bastare per 5 mesi. Forse un anno. Ad eterno mi par poco. Poi, briccone, servo, non ti mettere a trattar con me, perché altrimenti prendi... Di Roma lo sottone. Facciamo 7. 7? E così sia! Pensando al meglio da fare, la scelta non mi compete.
Io combatto per cause d'altri, e mai si dica che una donna mi fece scendere a compromessi. Peccato. Alla prossima conquista. Sarò sempre un servo io. Loro non mi ringraziano mai da civili, e io non ringrazio loro. Però, se adesso voi ci applaudite la commedia e ci gridate bravi, a voi ringrazierò di certo, e a lui!